Eccoci. Allora, mattina in famiglia, torniamo a parlare del musical Pipino il Breve di Tony Cucchiara. Abbiamo due grandi ospiti, Ilaria Spada e Mirko Petrivi. Allora, qual è in sintesi la storia di Pipino e soprattutto quali sono anche i vostri ruoli? Allora, in sintesi, è molto articolata questa storia, proverò. Dunque, Pipino il Breve, re di Francia, deve prendere moglie, raggiunta una certa età, e gli viene indicata una ragazza, Berta la Piedona, quindi figlia della regina del re di Ungheria, e quindi si mettono in cammino i tre paladini per andarla a recuperare. Nel tragitto di ritorno passano per Magonza e incontrano questo personaggio loschissimo che è Maranthe. Il perfido scudiero Maranthe, che invece dovrà sposarsi con Falista, figlia di Belisario di Magonza, e ha un compito, quello di uccidere Berta, perché Falista vorrebbe diventare lei la regina di Francia, e quindi ha questo compito. Ma Maranthe, ammaliato dalla bellezza e dalla sua meravigliosa voce e parole, naturalmente diventa romantico, diventa il cattivo romantico, e quindi la lega e la lascia nel bosco e se ne va. Sì, sicuro. Io invece, come solo una donna, so uscire fuori dai guai, quindi come tutte le donne sanno fare, e poi andrò in sposa a Pipino e nascerà Carlo Magno. Ecco, questo. Beh, insomma, impegnativa la mamma di Carlo Magno, non cade tutti i giorni. Oh, tanto Mirko quanto Ilaria hanno qualcosa in comune con la fiction, perché hanno lavorato con Massimo Ghini. Tu in Raccontami, mentre Mirko è fresco del grande successo di Rai 1 del Caso Mattei. Allora, è difficile il passaggio al musical, come siete approdati? A parte con un provino, ma posso immaginare. No, esattamente così, perché io canto, ballo, e quindi chiaramente il musical è la forma che comprende tutto. Sintetizza tutto. E sì, per il più, vabbè, chiaramente il teatro ha un fascino particolare, quindi ho fatto un'audizione, il mitico Tony Cucchiara mi ha notato e affidato il ruolo di Berta. Calossa Catos, bella e buona, e anche brava. Io ho debuttato invece, coincidenza, con Tony Cucchiara nel 2000, con un altro suo spettacolo, che è una bella, e lì è nato questo rapporto meraviglioso. E quindi facevi? Lì facevo Gesù, Romeo. Insomma, alcuni giornali hanno parlato di voi proprio come la nuova coppia del musical. È bella come definizione. Sì. E oltre alle prossime tournée di Pipino il Breve, avete anche altri progetti insieme? C'è un progetto che chiaramente è un progetto molto grande, impegnativo. Infatti si sta lavorando da un po' di mesi e adesso vediamo un attimo. Ci stanno lavorando, non possiamo dire nulla. Gli brillano gli occhi. Sì, perché è una cosa. Di una bellezza e di una bravura disarmante. Applauso! Ma sono proprio bravi questi ragazzi. Però bravi, tenete da parte i vostri applausi, perché adesso dovrete pagare pegno, pedaggio e farci ascoltare qualche cosa. E allora dal musical col Pipino il Breve di Tony Cucchiara, duetto d'amore. Cantano Mirko Petrini e Ilaria Spada. Amori, 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 quanto cosi ti dassi, quanto cosi t'attari. Amori, amori, chi mi venne a dire, senza di te, come potessi fare? Amori, 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 non ci ponno tempesti, basta tari. Stamore ramosi profumati chini sciuri un salome petto serrano lucari. Io tu, talume cosa.
trovi stampato luto ritratto. Io non aveva mille cori, io me e tu mille cori, un'unica neppi di ludesi e di Mirko Petrini e Ilaria Spada, ricordate i loro nomi, i loro volti e le loro armonie e melodie, perché qualcosa mi dice che stasera, anzi stasera, domani, dopodomani, insomma sempre ci saranno due stelle a brillare. Ciao, grazie. Bravi, stasera è andata una stella, ma è mattina, come fai a dire?